Whatever time it is. So, welcome, welcome everybody to day five of FDCW's Compassion and Wisdom in Action Conference. So, this session is being recorded into Italian, Spanish, and Russian. So, please use the globe at the bottom of your screen to connect with your translator. So, on this penultimate day of the conference, there's such a full program, four sessions in total today. Um, as a board member of FDCW and a member of the FDCW faculty, it's my privilege to introduce Bruno Ritzi. The title that Bruno has given um, for this session is Awareness of Death. Finding meaning in life. So, Bruno is a trained palliative care nurse with an extensive background in meditation and in the end of life awareness. He's a truly universal citizen. He's Italian and he lives in Germany. Bruno's been a Buddhist practitioner for many, many years. He's an accredited 16 Guidelines Level 1 and 2 facilitator. And Bruno has facilitated 16 Guidelines Level 1 for hospice staff teams, which have been very well received. He's very skilled in helping us look at death with a more open and positive attitude. And he has facilitated retreats and courses on this topic. Bruno has ecco, ero of the uh, Lui Bruno ha tantissime equanimità e umilità, e anche sempre mi ha aiutato in profondità a tutti questi argomenti in cui lui si impegna. Quindi il format di oggi. In questa sessione di 90 minuti, Bruno parlerà per circa 40 minuti e poi saremo invitate nelle stanze separate, in gruppi. Avremo 15 minuti per parlare di qualsiasi cosa noi abbiamo sentito, quello che ci è importante, poi avremo la possibilità di condividere domande e risposte alla fine. Quindi, per favore, scrivete nella chat qualsiasi domanda che vi possa venire in mente in questo momento momento. Ok, grazie Bruno di essere qua, adesso tocca a te parlare. <ride> grazie Wendy, è stato veramente molto bello presentarmi così e, e voglio anche dare il benvenuto a tutti quelli che siete voi, alcuni di voi li conosco, sono vecchi amici e sono molto contenta di vederli ancora in questo workshop e sono veramente onorato di parlare con voi e effettivamente vorrei voglio anche voglio dice scusa scusate voglio scusarmi con i miei traduttori spero che il, il vostro lavoro non diventi non diventi troppo non diventi troppo Difficile. Voglio coraggio un attimino la, il programma, cioè, voglio dire un pochettino, un pochettino come sono arrivato nella mia vita a prendermi questo argomento della morte nella vita. E poi è così ecco perché, come è successo, che, e poi voglio, voglio guidarvi e è una meditazione, è un processo della meditazione per circa 10 minuti, 15 minuti e poi dopo è veramente molto importante e anche molto efficace per considerare la morte e l'impermanenza e poi dopo avrete potrete di, di, discutere in, nelle, nei gruppi, è veramente molto importante condividere quello che vi siete sentiti e che cosa avete pensato, quindi avrete circa 10-15 minuti magari per condividere le cose nei, nei gruppi, poi se ci sono domande e poi voglio condividere con voi. Eh, un modello molto importante che le persone hanno trovato nell'accompagnare le persone morenti e, e quindi qualcosa che veramente tocca l'essenza del nostro essere e che cosa vuol dire confrontarsi con l'impermanenza e, e qual è l'utilità di questo e quindi questa è più o meno l'idea come lavoreremo insieme oggi. Allora, per quale motivo ho cominciato questo argomento? Per quale motivo è diventato molto importante nella mia vita? Eh, voglio cercare di essere breve. Io vengo. Da una famiglia del sud dell'Italia, da una grande famiglia e l'argomento della morte era, presente, era molto presente, era molto presente, c'era sempre un nonno, uno zio o dei cugini, cose che morivano e quindi era veramente era presente nella viaggio, a volte c'era molta emozionalità coinvolta e anche, anche quando giovane ragazza sono stato confrontato con la morte, non sempre, non sempre in un modo tragico o emotivo, però era sempre presente, era qualcosa se sì, sì, c'è la morte nella vita. E, e quindi a quel tempo era, era un giovane ragazzo, quando appunto era giovane appartenevo a una delle più uno dei più gruppi degli negli anni 70 e quindi e poi magari il Lord di Castaneda, Don Hanna e poi ho letto diversi dei suoi libri però uno che veramente una eh, frase che mi è rimasta eh, che lui all'insegnamento dice guarda, prendi la morte come un consigliere guarda la moglie come un consigliere e in qualche modo questa eh, frase mi è rimasta nella mente, è veramente molto interessante molto interessante è veramente un metodo molto potente e, e anche, anche questo gli, gli, gli sciamani indiani ripetevano spesso questa cosa che dice, sì, se cerchiamo di fare questo e quindi quindi ho cominciato a vedere le cose in un modo più attivo. Questo fenomeno della morte di permanenza, quindi ho cominciato a muovere diverse processi e poi ho cominciato a guardare intorno: da dove posso imparare di più di a questo. E in Italia c'erano questi lama che venivano dal Tibet, e come l'argomento argomento della morte era veramente presente, in molto, molto intenso e molto profondamente anche in modo positivo. E quindi poi ho avuto la fortuna di incontrare la Maesce, di incontrarlo e, e quindi fare il corso e riguardo alla morte. E quindi tutto quanto era come se praticamente era proprio veramente qualcosa che. Arriva insieme a quello che pensavo, quindi quando poi ho incontrato questi essere incredibili e molti più, come la Masaparimpo, Giusto Santità e Dalai Lama, e quindi mi ha dato la, una direzione, più, è diventato molto chiaro: con il ricordo della morte, e anche una forte direzione come coltivare, prendermi cura della mi, mia vita interiore, la vita spirituale. Quindi veramente è stato, ho cominciato molto a sentire che, che cos'era la morte nella mia vita. e quindi mi dava un certo tipo di direzione, anche non lo sapevo proprio all'inizio che sarebbe stato così e poi dopo ci sono molte relazioni nella mia vita, sono andate intorno a questa vita con molti, molti amici, anche la mia vecchia amica che siamo stati insieme, che questo argomento era, molta, era molto importante e ci ha avvicinato molto perché, perché è stata... E poi anche nella mia vita professionale, alla fine, eh, ho preso questa direzione. Quindi ecco perché, eh, eh, ecco perché, perché è veramente qualcosa che è centrale nella mia vita. Sono molto contento di condividere con voi ciò che in un certo modo cos'è che mi ha consigliato la morte. Il, tipo, e, e nel workshop magari avrete anche l'esperienza. Di, di portare la permanenza e la morte più vicino alla vostra vita e, e, e magari vi darà un consiglio: vostra, diventerà un consigliere per la vostra vita, diventerà più, qualcosa che è più efficace per voi. Durante la sessione, noi sperimenteremo troverete magari non è tanto riguardo ai miei consigli ma voi da voi stessi porterete voi stessi l'impermanenza la vostra mortalità vicino alla vostra consapevolezza e quindi che è lì che, è lì che avrete qualche tipo di consiglio che avrete un consiglio da dentro e generalmente veramente sono molti, dei consigli molto importanti quindi ho già sentito già che ho parlato moltissimo e, e quindi vorrei adesso vorrei invitarvi a fare questa meditazione nel modo che, che vorrei che voi, mi invito a sviluppare la vostra consapevolezza sul, che siete un essere impermanente, un essere che che è soggetto alla, sua, alla propria mortalità ed essere portare questa consapevolezza molto gentilmente vicino a voi e voi deciderete quanto vicino e quindi cercate di essere gentili con voi stessi. Eh. Cercate di essere a vostro agio e siate eh, consapevoli, e permettete a voi stessi di entrare nella meditazione, nel processo. E più voi sarete in grado di imparare. Eh, così. E Quindi eh, vedete, cercate di sentire voi stessi come vi sentite, come, vi, come potete sentire anche in qualsiasi momento. Volete poter fermarvi, però sarà buono se potete rimanere nel, nella stanza. Okay? Mm? Okay. 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 Mm. Okay. voglio invitarvi semplicemente adesso <coughs> nella posizione naturale è una posizione a vostro agio che siete senti, sentirvi comodi e quindi è buono chiudere i vostri gli occhi adesso e quindi cercare di sentire il vostro corpo sentire voi stessi dove siete che cosa tocca il vostro corpo, il pavimento, il cuscino. Magari cercate di sentire voi stesse, portate la vostra, la vostra, il vostro respiro che è una, è una cosa veramente vitale e quindi osservate il respiro che entra e che esce. E mentre espirate lasciate andare tutte le tensioni che avete nel corpo. E mentre inspirate, pensate di dare energia alla vostra consapevolezza, alla vostra presenza mentale. Permettete ai vostri pensieri riguardo al futuro e al passato, lasciarli andare. <coughs> lasciate che vadano. Voi siete qua, inspirate ed espirate e cercate di essere consapevoli e prendetevi atto del coraggio che vi ha portato a questo workshop a parlare della, della morte, dell'impermanenza, proprio alla mattina. È veramente ci vuole del coraggio, ci vuole anche... Bisogna cercare di accertarsi di questa cosa qua. Prendere atto che siamo coraggiosi per aver preso questo impegno. E portate tutte quante le vostre saggezze, il vostro buon cuore, che avete già, Ed ora cercate di immaginare, a mano che passa il tempo, la situazione in cui nella vostra impermanenza e con questo anche la vostra mortalità. E magari cerchiamo di avvicinarci un pochettino a questo. Appare nell'orizzonte, ci sarà un momento in cui può essere presto o tardi potete decidere quanto vicino lo volete se sicuramente arriverà lo sapete sicuramente lo sapete questo e quindi la morte è vicina la vostra consapevolezza la vostra pratica siamo degli esseri mortali e un giorno dovremmo lasciare questo corpo, i nostri possedimenti, dovremmo abbandonare tutto. Dovete considerare i vostri possedimenti. Wow. Dovete pensare con la consapevolezza cos'è che gioca che ruolo giocano questi possedimenti esplorate potete lasciarle siete attaccati a queste Riuscite a lasciare andare. È veramente un'indicazione molto importante che date a voi stessi. Magari il vostro computer, il vostro iPad, i vostri libri, le vostre casa, e c'è la sensazione di impermanenza, di avvicinarsi a questo e che può giocare un ruolo molto importante o anche più grande ruolo piccolo ovviamente. potete lasciare andare e come e quale è quando vi sentite vicini alla morte Vedete il momento in cui non ci sarà più niente, non avrete niente da fare con questi oggetti, non hanno nessuna utilità. Anche questo è veramente. Molto importante, in modo importante esplorare come noi consideriamo i nostri, i nostri possedimenti. Che tipo di relazione abbiamo con i nostri possedimenti? Ora, con la vostra immaginazione, cercando di andare oltre, cerchiamo di fare un passo più avanti. Considerate la persona le persone che sono intorno a voi, le persone che costituiscono il vostro mondo. Quali quale persone vorreste includere nel vostro mondo? Probabilmente la vostra famiglia, gli amici vicini. E poi ancora cercate di considerare quando è il vostro momento di lasciare questa terra, la vostra mortalità si avvicina sempre di più. Che ruolo giocherà nella vostra vita? diventerà più importante o meno importante ancora sentite che dovete può essere di qualche sostegno per voi che tipo di sostegno pensate di avere al momento della morte? Pensate, sentite che sentite che riuscite a lasciarli andare sentite che loro riescano a lasciarvi andare o sentite un certo tipo di resistenza cercate di esplorare permettete di esplorare questo con una profonda consapevolezza abbiate fiducia in questo processo Pensate che sia utile averli vicino a voi o magari sta, preferite stare da soli in quei momenti? O chi deve essere vicino a voi? O magari c'è qualcuno che non Deve essere di vicino. <clears throat> e poi ancora cercate di essere grati a voi stessi è veramente molto importante avere gratitudine verso se stessi e poi facciamo un passo più avanti cercate di immaginare quanto fino a quanto potete Considerare il momento in cui la persona che è vicina a voi, per esempio, che non vi può raggiungere, e voi siete, e siete completamente da soli. Considerate che la situazione, questa situazione arriverà di sicuro. ed ora esplorate qual è come vi sentite che pensieri avete adesso e qual è lo stato della mente che voi vi piacerebbe far sorgere in quel momento? Cosa pensate che potrebbe essere utile? Che cos'è che avete bisogno in quel momento? permettete nella da, da profondità del vostro cuore una veramente parte profonda di voi stessi lasciate che sorgano delle immagini spontaneamente senza pensare spontaneamente lasciate che sorgano delle immagini magari dei simboli o alcune parole o una breve frase che indicano cosa avete bisogno in quel momento. So, quindi permettete a questa profonda parte di voi stessi che conosce, conosce, quello che voi avete bisogno, che vi mostri qualche cosa. E con grazia, mantenetelo, nel vostro cuore e siate grati con voi stessi con questa informazione. <coughs> Ed ora ancora, lasciate andare qualsiasi immagine, pensiero e tornate ancora al vostro corpo, al vostro corpo che respira, al respiro del vostro corpo. Inspirate ed espirate. Cercate di prendere atto del vostro coraggio e siate soddisfatti con voi stessi. E piano piano, quando vi sentite pronti, potete aprire i vostri occhi, aprire il vostro cuore e torniamo nella stanza. <coughs> Grazie. Grazie a tutti quanti per la vostra attenzione e la vostra apertura. Noi viviamo in momenti molto strani, momenti speciali, dove non è facile parlare in permanenza della morte. Effettivamente, Nessuno ne vuole parlare, nessuno vuole sentirne parlare. Nella mia esperienza, delle volte quando, quando parlo con le persone nel mio lavoro, che sono con le parlo con i miei pazienti, le persone hanno una gran paura e allora saltano indietro, si allontanano. E sono molto sorpreso. È semplicemente di essere qualcuno che lavora con una persona che sta morendo, senza parlare poi proprio parlare di se stessi, della morte. Non è sempre stato così nella storia. Ci sono stati altri momenti dove le persone erano veramente. Cercavano come le persone muoiono. Eh, per esempio, nel Medioevo, nel Medioevo, le persone erano veramente, quando loro sentivano parlare che qualcuno stava morendo, anche se non conoscevano la persona, però, eh, a a andavano nella casa per andare a vedere come le persone morivano, eh, perché sapevano che la morte a quel tempo parlo del Medioevo, e sapevano che la morte poteva avvenire veramente, non era una cosa esagerata, in una settimana, due settimane, un mese, pochi giorni. Quindi le persone morivano con la polmonite, era molto comune in quel tempo, con la peritonite. E anche per esempio se le perline sono curate potete morire in pochi giorni anche con infezione le ferite che erano infettate spesso morivano eh, quando, facevano, quando partorivano morivano quindi c'era veramente, veramente molto presente che veramente molto presente noi possiamo morire in ogni momento nel medioevo eh, L'età media era circa 50 anni e quando le persone morivano eh, andavano a vedere come morivano, la ricerca, hanno trovato, hanno trovato che andavano a vedere come le persone morivano per avere un'idea loro stesse di quello che avrebbero dovuto sperimentare e quindi questa tradizione è pers persa completamente, adesso, adesso siamo più verso quel periodo. Viene cerchiamo di credere all'allucinazione che la morte è completamente rimossa il più possibile, cercare di rimuovere completamente la propria vita, nella vita cosciente. E questa è veramente è una cosa che, come conseguenza, porta delle conseguenze molto pesanti, perché nostro stile di vita già eh, 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 veramente dei consigli sbagliati nella nostra vita avere questo tipo di allucinazione quindi vorrei adesso invitarvi ora adesso abbiamo eh, è abbastanza breve questa eh, contemplazione riguardo alla nostra mortalità e di sicuro ha mostrato delle emozioni, ha portato a delle sensazioni, dei momenti. Quindi dal momento che non è facile parlare riguardo, trovare qualcuno che è interessato riguardo a questo argomento, magari anche i nostri amici magari hanno paura. Quindi vorrei, vi invito, uh, vi incoraggio a usare l'opportunità di eh, dividerci in gruppi e quindi condividere con le persone che avete che incontrate qualcosa di quello che voi avete sperimentato adesso. E quindi è, è veramente è qualcosa di veramente utile e anche sano parlare di questo. è anche è un sistema per guarire dalle paure. E quando con, contempliamo sulla nostra mortalità e con le persone che spesso eh, lavorano con la morte. quindi è veramente un'occasione preziosa, quindi potete utilizzare questa possibilità che c'è. E quindi può essere molto interessante come le altre persone pensano riguardo a questo, e che pensieri hanno avuto, eccetera. Quindi è abbastanza interessante. È un momento di condivisione. E quindi vediamo che c'è anche... Magari, magari vengono delle domande e quindi le portiamo nella nella stanza dove tutti quanti insieme e quindi va bene mi piace questa idea okay. ok 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 adesso facciamo per 10 minuti o facciamo 12 minuti 10 12 minuti 12 minuti 15 minuti perché noi siamo dei piccoli gruppi, quindi creo due, tre stanze, ce n'è uno spagnolo, uno italiano, uno russo, e poi quattro stanze inglesi, e poi una zona, eh, una zona tranquilla. Quindi non lasciate la sessione, se volete stare in silenzio, potete andare in una stanza in silenzio, Ok. okay. Uh, per uh, vedere dove andare, dovete andare nella stanza, nelle, nei vari gruppi. Dovete eh, andare giù verso il basso e quindi potete scegliere la stanza dove entrare. E vedete nel vostro schema: vedete Breakout Rooms. E lì potete scegliere in quale stanza andare. C'è un un gruppo italiano, c'è russo, c'è inglese, ci sono quattro gruppi inglesi. E... Oh, non non c'è nessuno nel gruppo italiano, vabbè. But just stand in silencio, the in silence, You could just in silence. I think it's taking a while for people to to join yeah, the to room. Find it out, right. Yeah, maybe I don't know. I mean I could I could assign um, manually, but I don't want to force anyone to go to go anywhere. So um yeah, but there. I I am at the moment. Sorry. <laughs> you 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 are assigning. Okay, all right. So let's let, let's do that then. Let's going it. So then count the time from from about now. So let's say. Yeah. Yeah. It's funny that yesterday it was all like you know the way it, everyone was kind of um... yeah maybe it's a... yes I think it's working now okay yeah I think that it, it took a little bit of a <laughs> heavy <laughs> yeah it's new for many people it, I think it's quite new to, I mean yeah we, we did try it last last night with um with um. The mindfulness um, talk, and you know, it was it was yeah, it didn't take very long at all, and it was like a similar size group. And uh, it was nice. It was then one room. It was very big. <laughs> it was very full. <laughs> yeah, yeah, that's that's right. So yeah, it's quite cool. it's interesting. Stefano, it's I think. It's, Stefano's connection he keeps on kind of coming coming and going so that's that's okay. Um, Angela, can you tell me about me. when the time is finishing also? Yeah, yeah. So, so about the 13. Okay. Would you mean the time is finishing? The, oh, the when uh, when uh, the the rooms will close again. Oh, yeah, you know? yeah, yeah, yeah. So, so they, so they have uh, they so they're already. Oh, what's coming in? Um, nine, uh, nine minutes roughly. You got they have nine minutes and, and 10 seconds. I will post, you know, the. Yeah, and then then give them again a couple minutes as well. I think it's uh, okay. Yeah, no, like a zoom zoom gives them uh, um a like a sixty second sort of like uh, okay, to, okay, okay, okay. to wrap up and then they, they can come back with us when when they're ready. Yes. Yeah. Mm -hmm. Okay, all right. <laughs> yeah. Okay, then take a moment. Yeah, take a moment, take a moment, we'll See. We'll see you soon. yeah you know the, there was a, a, a fire in um, sobortuha yeah apparently it, it burned it burnt quite, quite a lot of the area you know in Ocelin. no yeah the i mean the, you know it, the, the nunnery is fine and there was no personal loss or you know and all the holy objects are fine and apparently the, the fire is stopped by were terrorized. But i think you know um, Drolma, she sent uh, some pictures from you know from yeah, from above kind of thing yeah. and uh, yeah like yeah it's quite it's, it's quite everything is black and it's gonna take a lot of effort for the area to regenerate so it's a little bit it uh, it already happened once in the in the 80s a couple years after that ozolin was founded there was a big fire, oh. and uh, there was uh, uh, was burning all around Ozelin or the, the houses, but the houses were not burned. Yeah, it's amazing. You heard about? You knew about? No, no, yeah, no. Yeah, yeah, yeah. Okay. It was a very interesting story, and then the, they wanted to, to take away the Lama. There was a resident Lama there. And the people would want to escape. The Lama came, we have to come with us. And the, the, the Lama didn't want to go. He said, I will stay. Mm -hmm. And they started to meditate. All oh, right. And uh, somehow the, the main house and the houses around were not touched from fire. For many years, I remember you could still see the this black, black. The, yeah. yeah some uh, uh, were half burnt. But then, uh, then it recovered. Yeah. yeah. Hold on, Let me say with with Pete. Pete, did you just um, join, or were you kicked out, or Pete? Hello. Yeah, I'm here. Yeah. Because we we are in breakout rooms at the moment, so um, you know we have done. Were you here for the meditation? No. So I okay. just joined. Sorry. All right. So sorry, like you know, I mean, it's it's more than than six people. So <laughs> they. Um, um, we did a little well Bruno very nice well don't and let me interrupt the breakout room I'll just sit here quietly and listen yeah okay uh, all right so this is but this is this is the the main room we had we did a very um, beautiful sort of a guided meditation on um, you know contemplating or approaching Death or what is masha uh, Masha Um, but you know. So but anyway, if you want to join any of the rooms, you, you can. But I don't know if you want to talk about death from people. Um. <laughs> That's why we're here. Well, yeah, but you know, you could see. Um, I don't know if you say, do you want do me to to put you in a in a room or no? No, just for the time being, I just. You're there, you're fine. Okay. Better, that's so all Yeah, that's that's fine. No problem. A, we, we also created a, uh, a quiet zone. With people that want to be quiet. Also. Someone went there in the quiet zone? Yeah, two people. Two people went there. Yeah, two people in the in the quiet zone. Uh but we have um we have uh four in fours in one room, English, six, six in another one. We have uh five in another English, uh we have um Italians with Stefano not being able to join because I think his connection is not very stable. How so many are the Italians? Four, four but really it, it actually actuality three because Stefano's connection I don't know like he keeps on kind of um, he's he I don't know if he's here with us or in the room but in my in my system it's as if he he mm. can't join the the room and then we have four people in, in the in the Spanish room so and they have two and a half minutes to go. Angela, yes. uh, Can I just check with you with um, Andy because I haven't sent out any tech emails to the presenters. Have you? Have you heard from him, or is he just? Oh. Or, would, or would, would you like? Let like me see because I think it's quite fluid, isn't it? Uh, Andy, mm -hmm. are you are you talking about the about if he's going to do? breakout rooms and stuff. Mm -hmm. uh, I, I think it's very, I think it's quite quite fluid. And uh, his style is very, it's on the slow side, you know, he doesn't speak fast, or whatever. he might guide us through a meditation or share. I don't know anything about the actual format of the of the workshop. I, um, I think because Victoria is uh, introducing oh, yeah. him. Mm -hmm. she she is in touch with a person um, i don't know hopefully he joins a little bit earlier and he so. mm -hmm. i also don't know anything about craig's format i asked claudia to introduce him and i sent uh everything but i' i mm -hmm. uh, he, he hasn't gone back so i just i'm just gonna show up and and just <laughs> just see what he wants basically yeah. and uh, yeah i don't know But yeah. yeah, I hope Andy shares about what he's doing lately. You know, with the, mm. with you know, with, with the group of um, extension and, and you know how how he preached that to the Dharma practice and and all that. It'd be very interesting. Mm. But uh, yeah, so very good learning. is much work to, to organize uh, nowadays in these days the conference. Much work, uh, a little bit of work, you know. First yeah. is the the thinking about it. You know how the point of view, how you're gonna present it or pitch it, and then thinking about um, you know asking who wants to participate, and then. You know and then asking people to go to you know to participate or present and asking people to introduce these people and uh, then obviously and then the, well, the much is already done now now it much of it is already done. Yeah now is it's just actually the doing you know the zooming. it I meaning you know now now it's just yeah so it's a bit like a like a movie before the movie starts you know before you start shooting I think there's a there's a lot happening right you gotta think about the idea you gotta write it write the scripts right. the dialogues and whatever who is going to you know, be the actor, the actress. So yeah, now it's like, yeah, everything is going to roll and now it's actually just a, you know camera roll. <laughs> okay, so that's it. The rooms are closing, and I have sixty seconds to to go back. Ok, siamo di nuovo nella stanza principale e qua, non so se sono venute fuori delle domande, chi lo sa. Ecco. È bello vedere i vecchi amici. Alcuni veramente li conosco da quando sono nato. <ride> e qualcuno li conosce per fast da quando sei nato. Mm. Qua ci cioè, sono delle... Nella chat sono... Siamo tornati tutti quanti indietro. Siamo tutti tornati nella stanza principale oh, like to... mm, quindi mi piacerebbe avere qualche tipo di reazione da voi se avete trovato uh, um, trovate utile averlo condiviso <sussurra> stava, stava finita adesso ho finito semplicemente per dire che se voi. Ah, buongiorno Bruno, Aria e Marianne. Ho menzionato la parola che tu hai soggetto. Grazie per quel tipo di meditazione. È stata veramente molto bella e molto utile. E Ho menzionato la parola che mi è venuta in mente. e eh, Spontaneamente la parola era pace nella natura. Ed era veramente centrale questa cosa qua. E quando voi avete risposto a questo, eh, avete risposto a questo, e eh, ha toccato questo, ho risuonato questa cosa qua. Per me è molto importante la natura che noi siamo il mondo naturale in cui noi siamo, e, e forse gli alberi e così via. E questo è veramente. Stavo dicendo questo quando ci siamo interrotti, stavo dicendo queste cose. E questi, I mediatori semplicemente vanno fuori, loro solo nel, solo nella, vanno nella foresta, nelle montagne, con i loro e poi vengono trovati morti. Questa è la mia idea. Noi siamo come i figli della natura, eh, ed ha senso anche che è il modo naturale di eh, uscire nella natura. Eh, Francesco, San Francesco d'Assisi, quando lui ha lasciato il corpo. Lui aveva desiderato, per favore mettetemi nella terra, nudo, voglio essere completamente nudo nella terra. Nudo nella terra. Nudo sembra un po' forse una cosa strana, no? Sì, nudo, nudo, nudo nella terra. Uh, nudo è come una cioccolata uh, in Inghilterra. Se voi volete se qualcuno vuole dire qualche condividere qualcosa, qualcuno ha delle domande. Questo è un momento giù, buono. Sarebbe buono sapere sentire sentire qualcun altro nel, nella stanza se ha delle domande particolari da fare. Qualcuno stava chiedendo come possiamo avere qualcuno che, che non può sentire gli insegnamenti. Come, cioè, come possiamo aiutare qualcuno che ha l'Alzheimer se non possono ricevere gli insegnamenti? Non è... Quando normalmente c'è l'impermanenza, la morte, naturalmente, quando si incontrano presto difficoltà nelle situazioni difficili, l'Alzheimer è un problema, è una delle cose più difficili. Porta noi stessa vicina al burrone. Prendersi cura delle persone, l'Alzheimer è veramente al limite della loro capacità e forza. Però effettivamente nel processo, nell'essere vicino a qualcuno che sta morendo, noi stessi siamo parte della, della situazione e prima di tutto è utile sentire come voi sentite e diventa un'opportunità per voi, potete riconoscere e portare la voi stessi, la vostra pazienza, la vostra compassione e, e irradiare questa persona e anche quello è già qualche cosa da eh, influenza quella persona l'Alzheimer i pazienti di Alzheimer non potete raggiungere con le parole non potete raggiungere con le parole no loro sono completamente in un'altra dimensione un altro spazio in un altro spazio mentale però comunque se è, è, è se volete vedere, eh, i neuroni funzionano, funzionano per loro, loro, loro stessi possono riflettere. Se voi, avete, se voi mostrate eh, dell'apprezzamento per loro, per esempio, eh, la persona dell'Alzheimer comunque è sempre una persona, è una persona che eh, eh, vuole l'attenzione, vuole essere... Se voi mostrate questa persona, le persone sente l'apprezzamento, l'affetto nel vostro comportamento, nei vostri occhi, loro, loro stessi possono, io penso, che la mia esperienza, magari loro stessi sperimentano l'apprezzamento. Sentimenti, eh, la presenza, eh, l'amore eh, è utile di sicuro. Questo è il modo: come qualche volta eh, questo è quello che posso condividere con voi. Questo è quello che posso condividere con voi. Mm. Nel nostro gruppo, quello che è venuto è che c'è la risposta di amici e quando stai morendo, sei veramente molto molto, eh, non ti lasciano andare, quello è molto molto difficile. Quello, hai qualcosa da dire riguardo a questo? E, e sfortunatamente succede questo ed è veramente, eh, fa sì che le cose siano veramente, possiamo dire, non è una situazione facile, è una situazione molto difficile di per se stessa, per cui eh, questo comportamento eh, fa sì che le cose diventino veramente più difficili. Quindi il mio consiglio è quello, da un momento che noi non abbiamo assolutamente nessun controllo dell'altra persona, veramente, non dobbiamo pretendere questo. Quindi bisogna essere pronti anche in quella situazione. Quindi, chi lo sa, perché noi non sappiamo come succederà, come avverrà e come avverrà questa cosa. E io penso, io, se veramente siamo, abbiamo un'idea molto romantica, come vorremmo essere, cosa desideriamo, ma anche questo non è una garanzia. Quindi è molto utile essere pronti e, e che le cose possono succedere in qualsiasi momento, non abbiamo assolutamente idea. E quindi nessuno può garantire questa settimana, questa, questo mese, magari domani, non è il nostro ultimo giorno. Per cui dobbiamo essere pronti per qualsiasi occasione. E se noi vediamo che qualcuno non permette, ha, ha difficoltà per l'amore, per il tipo di vita che ha la pressione verso noi e non ci permettono di andare, allora eh, comunque dobbiamo andare, dobbiamo essere pronti lasciare andare tutti quanti loro questo è qualcosa che loro devono lavorare eh, quindi uno può avere se uno può avere uno può assicurarsi che va bene, che va bene andare via, e non ce ne e alla fine, tutti quanti devono, devono fare il proprio lavoro. E quindi questo deve essere pronti anche a anche se la persona che sta morendo c'è molto da fare. E quindi non potete pretendere di fare il loro lavoro e permettere. Sembra è veramente una cosa difficile. Se è un punto veramente importante. Delle volte nel mio lavoro io trovo che sia veramente interessante che ci sono delle persone che, nel momento della morte, lo stato finale, in pochi giorni. È interessante che è diverso, ogni persona è diversa magari questa è l'ultima volta l'ultimo giorno ma io trovo veramente che è veramente incredibile che le persone vengano vengono da noi nell'ospizio, vengono nella stanza e veramente potete vedere che la prima volta nella loro vita che loro pensano alla morte la prima volta nella loro vita che effettivamente si confrontano con la loro mortalità e quindi con in poche settimane potete vedere eh? vedere come le persone si guardano intorno vi guardano e guardano e guardano cercano qualcosa cercano qualche cosa e che possa dare loro di sentire le loro, delle volte vogliono sentire le loro mani, si sentono come senza niente nelle mani. Quindi posso immaginare molto bene questo sentimento e nei loro occhi vedo questo che è questa ansia. Quindi essere, essere, essere all'improvviso una previsione che magari hai soltanto poche settimane, pochi mesi è veramente qualcosa che io stesso può succedere che le persone non hanno mai pensato alla morte prima e quindi c'era una donna per esempio che aveva 84 anni è una buona età direi è, è veramente una buona età lei era relativamente eh, in salute, aveva una mente chiara e dopo pochi giorni lei mi ha guardato e mi ha, mi ha chiesto ma perché a me? Perché a me? Lei è veramente scocciata. Per quale motivo succede a me? Perché adesso? E, e mi ricordo, l'ho guardata e, guardata, e io ho detto ma ho pensato e il mio pensiero dice ma, ma per quale non te? Perché non te? e perché non adesso e quindi non l'ho detto naturalmente, però veramente ho trovato che è veramente una lezione molto importante come le persone possono mettersi in relazione e sono sorprese appunto che questo succeda, che questo fenomeno nella vita arrivi è, è, veramente una, è veramente una sorpresa e uno dovrebbe anche dire che poi ancora ci sono alcune delle persone che veramente hanno una grande dignità, eh, sono veramente focalizzate, hanno consapevolezza e eh, loro, eh, loro sanno quello che sta succedendo e quindi è veramente una presenza. Insomma, è un grande un regalo per me quando ci sono queste persone che muoiono con dignità che hanno anche un senso dell'umorismo e quindi loro condividono gli ultimi giorni in un modo anche veramente possibile. Questo e quindi ci sono tutti quanti, c'è uno spettro enorme, no? Di, ci sono, succede che delle volte anche delle persone delle delle perle sono perché ci aiutano veramente a vedere e sono veramente come, come queste persone sono benedette, è come una cosa normale, naturale sperimentare la morte. E quindi in altri modi lo sperimentano in un modo molto complicato. e il loro ruolo. Naturalmente <ride> è che non hanno vita non hanno pensato. E non si sono confrontati con la morte. E quando succederà, cosa succederà? Come sarà la mia vita? E questa è una domanda cruciale che viene quando la morte sta arrivando: quando uno comincia all'improvviso a considerare la propria vita e quindi. Uh, che cos'è la vita che, che tipo di vita hanno impiegato come hanno impiegato la loro vita ha avuto un significato è, un, è una domanda che salta fuori le persone si guardano intorno delle volte succede che per trovare qualche tipo di significato qualche volta perché la vita può essere veramente molto impegnata molto piena di cose da fare particolarmente adesso facilmente siamo facilmente distratte e ci piace anche essere distratti eh, perché per il nostro eh, le persone. Dalla nostra parte non ci piace veramente molto di confrontarci con l'impermanenza e con la morte. E, eh, facilmente eh, ci lasciamo distrarre. E quindi dobbiamo veramente rendere questo fare uno sforzo. Dobbiamo essere attivi per portare la nostra focalizzazione nella, nella vita sull'impermanenza, che la morte è parte della vita, definitivamente è parte della vita. E eh, eh, come sarebbe se non ci fosse la morte? Sarebbe veramente una cosa veramente allucinante. Oh, no. E quindi vorrei adesso, vorrei adesso ci. Sto sono tante adesso, i giorni nostri siamo molto fortunati perché allo, eh, allo stesso momento c'è tantissima esperienza riguardo a questo argomento. Ci sono molte persone negli ultimi 30-40 anni che hanno focalizzato su questo argomento della vita e ci, ci sono tantissime esperienze di quello che aiuta e quello che non aiuta, e quindi io penso che effettivamente siete interessati a questo argomento veramente c'è tantissimo ci sono tantissimo materiale ottimo c'è tantissima uh, uh, workshop che si possono uh, a cui si può partecipare e se magari ci sono degli ospiti vicino al vostro posto e quindi è molto facile ci sono delle situazioni dove voi potete effettivamente lavorare con questo argomento più uh, vicino voglio mostrare adesso ci sono molti eh, modelli che sono stati presentati per lavorare con la morte ed è buono anche lavorare con in, in un modo strutturato ci sono diversi passi ed è molto importante eh, approcciare questo argomento con un metodo ci sono c'è Cristina Gonella, ci sono quattro punti importanti nel suo lavoro, e poi ci sono 35 punti che sono veramente molto, molto, molto utili e che vanno molto profondamente. Vorrei condividere con voi un un modello ed è, è il mio preferito, è quello che preferisco perché è relativamente sem è semplice, però arriva all'essenza del nostro essere umano, la nostra umanità e questo in qualche modo eh, contiene, contiene tutto quanto nel mio, mio e voglio condividerlo con voi e anche voglio Vorrei uh, sapere anche cosa ne pensate. Ed è un'esperienza un protestante, un afroamericano, un prete afroamericano, Budmara che nel, nel, in America all'inizio all degli otto anni 80 lui si prendeva cura delle persone che morivano per l'AIDS. a quel tempo le persone c'era questa nuova malattia eh, che era che stava principalmente uccideva le persone giovani le persone che usavano droghe eh, anche erano, erano molte persone molto giovani anche avevano avuto una vita molto difficile e quindi e quindi le persone morivano in veramente pochi mesi con situazioni veramente molto difficili, magari vi ricordate questo periodo, e, ma il Mara era, si prendeva cura di loro, si prendeva cura di queste giovani persone che spesso erano completamente rifiutate anche dalla loro famiglia e quindi eh, erano completamente da soli. Malibudmara eh, collaborava anche amico di Elizabeth Kubler-Ross, anche lei era un'altra pioniera del lavoro di ospizi, e ha lavorato moltissimo, si condividevano le loro esperienze e, e accompagnando loro eh, Malibudmara aveva scoperto che, che dovevano andare eh, Andare dentro gradualmente prima di poter accettare il fatto che loro stavano morendo e in pochi mesi. E in e, e o, delle volte in poche settimane e quindi essere in grado di, di far sì che loro potessero accettare la morte e si potessero lasciare andare alla morte e quindi questo il fatto di lasciare andare è veramente una cosa molto importante è un aspetto molto importante nella, nel momento della morte e penso che amo molto questo lavoro e mi piace molto come hanno lavorato ed è veramente ed è naturalmente, non è una cosa facile. Magari uno, noi sappiamo bisogna lottare no? E alcune persone anche se impegnano nella, nel, lottano contro la morte per, a un certo, per, fino a un certo punto si può lottare contro la morte si può allontanare si può cercare di avere un pochettino più di tempo se veramente stai lottando però di sicuro è una lotta che nessuno può vincere è una lotta che nessuno può vincere e quindi alla fine tutti quanti devi lasciare lasciar andare e quindi il punto è che lui lavorava, trovare un modo di come aiutarli a lasciare andare e di accettare questo. Lui ha scoperto che ci sono tre passi, questi tre passi che voglio condividere con voi. Angela, puoi mettere la, la, la seconda diapositiva, per favore? Questo è. Se, lui ha scoperto che le persone per poter andare avanti per nella, nel, confrontare con la pro, nel confronto con la propria mortalità devono fare dei passi molto avanti. Quindi devono accettare se stesse nel modo in cui siamo, accettare se stessi per quello che siamo. Poi, stiamo parlando delle persone che sono morte molto giovani. Persone che hanno trovato hanno usato le droghe, e poi potete immaginare che la mancanza di autostima magari non era molto alta, bisogna accettare se stessi come siete, quindi accettare se stessi come si è. E quindi, che tipo di comprensione di base ci ha portato alla nostra esperienza adesso? E di essere amici con se stessi, di prendersi cura di noi stessi e quindi di cominciare a conoscere chi siamo, perché siamo qua, e cosa dobbiamo fare. E di essere gentili con noi stessi ed è importante essere gentili con se stessi e quindi veramente prendersi cura. Veramente prendersi cura di noi stessi e in un qualche modo anche accettare il modo in cui il modo come noi siamo, perché anche noi non possiamo, allo stesso tempo noi non possiamo pretendere troppo da noi stessi. E quindi di sicuro non vuol dire che noi dobbiamo lasciarci andare in noi stessi, però dobbiamo e quindi non devo fare assolutamente niente, dire ok, no. Non è quello il punto. Dobbiamo assolutamente dobbiamo aspirare a, a migliorare noi stessi, nello stesso tempo essere dei buoni amici di noi stessi. Questa è una parte importante. E quindi di non essere pigri ma dobbiamo cercare di aspirare sempre a qualcosa, soprattutto nella nostra cultura. Le persone possono essere veramente. Eh, sempre giudicare continuamente, e eh, delle volte delle volte, magari perché qualche volta eh, le causa delle situazioni della famiglia potremmo essere in ci possono essere molte ragioni per questo, quindi è un punto importante da esplorare. Eh, noi abbiamo delle buone relazioni con noi stessi, abbiamo una buona relazione con noi stessi. Questo eh, questo punto eh, di, cerchiamo di essere consapevoli cerchiamo di prenderci cura di noi stessi in un modo efficace senza essere pigri e lasciarci andare troppo ma cercare di essere consapevoli e quindi sempre migliorare quindi questo è un punto di partenza eh, eh, ho visto Osel nella sua la prima sera dobbiamo cominciare da noi stessi ho sentito il primo discorso che ha fatto Ose dobbiamo cominciare da noi stessi dobbiamo essere saggi e abili quindi quindi e poi è possibile perché noi perché è possibile perché è, qual è che ci definisce e non è quello che noi abbiamo fatto, non tanto quello che abbiamo fatto o non fatto, o la nostra apparenza fisica e le nostre, le nostre proprietà e cose, i nostri possedimenti. Ciò che definisce noi stessi, cioè quello che noi siamo, la nostra comprensione, è quello che noi sentiamo, cos'è la nostra... Il modo come noi ci connettiamo con la vita in generale, la nostra saggezza, questo è ciò che ci definisce come persone. Come ci mettiamo in relazione con noi stessi, con, con i nostri amici, con le nostre compagnie, con le, la, nostra, la nostra comunità. Le relazioni che noi abbiamo, queste sono proprio le cose che danno una definizione di chi siamo. E quindi, ancora questa, stiamo arrivando al secondo punto. Prima è di essere, diventare degli amici di noi stessi, imparare a prenderci cura di noi stessi, e questo ci porta automaticamente al secondo passo che cosa ha scoperto e questo è veramente un lavoro fantastico che parte dalla sua esperienza da bulimara è qualcosa che è venuto dal lavorare con le la paura e il secondo punto è, è di essere aperti per un dialogo autentico e quindi questo l'ho trovata anche veramente molto Molto importante, un punto veramente toccante ed era molto profondo. E questo anche mostra che non è: noi non viviamo in, uno, in una bolla, la nostra vita non è una bolla e noi siamo sufficienti per noi stessi. E nel nostro mondo interiore è sufficiente, non è sufficiente. E quindi mh, ci sono gli altri e noi siamo degli esseri umani siamo degli esseri umani e il modo come noi siamo anche fisicamente a livello antropologico e come siamo costruiti noi siamo veramente connessi interconnessi con gli altri e questo è fondamentale bisogna prendere atto di questo e attivamente cercare di guardare questo in in un modo sano, non vuol, cosa vuol dire? Di essere autentici. E questa persona giovane che deve confrontare la morte, deve affrontare la morte in un modo tragico. Queste giovani persone che devono trovare il modo, è importante trovare un modo autentico di mettersi in relazione agli altri. Questo è un punto veramente molto importante, è un passo molto importante che ci muove, ci spinge verso l'essere in grado di lasciare andare quando il momento arriverà in un modo autentico perché uno può, può comunicare naturalmente uno può e eh, quindi e eh, diventare e eh, diventare essere dei buoni amici con se so stessi essere autentici con se so stessi diventa il ponte per essere autentici con gli altri e quindi e quindi e eh, eh, naturalmente ed è una situazione eh, del catarsi che avviene che ci permette di che non siamo veramente soli e che gli altri sono importanti e voi siete importanti per gli altri e quindi in questo vi fa, fa sentire in questo ho lavorato con questo che veramente vi fa sentire parte della, della vita, siete parte della vita in un modo autentico e questo veramente vi dà molto significato nella vostra vita quindi vi permette di arrendervi tranquillamente. E quindi c'è veramente il punto però, dove voi siete e poi vi potete passare, andare più avanti all'altro passo. Quindi siete andati avanti. E questo vi porta ancora verso il terzo punto e l'ultimo. Angela? Aspirare. Verso una direzione positiva nella propria vita. Quindi veramente è un sentiero questo: diventa veramente un sentiero. Cominciamo prima da noi stessi, riconosciamo gli altri, e poi l'aspirazione di muoversi verso una direzione positiva nella propria vita. Questo vuol dire questo è questo. È, è un approccio etico. Sembra che, naturalmente, questo come lo capisco: sembra la vera vita, la vera vita gli sta chiedendo, chiedendo a noi di essere etici. E quindi non è un'opzione, è cosa che noi possiamo essere o non possiamo essere, ma è il nostro essere, il vero fatto. Siccome noi siamo degli esseri umani. Non è un qualche cosa che noi scegliamo, è qualche cosa che sembra una parte intrinseca della nostra umanità e che ci chiede e chiede a noi di essere etici e di essere pro vita. Questo cosa vuol dire? Non essere, essere etici. Non moralisti, ma di sostenere la vita, la, rispettare la vita. Rispettare la vita non vuol, cosa vuol dire? Vuol dire che è qualcosa che noi dobbiamo, dobbiamo cercare di definire per noi stessi. Che cos'è etico? Di base, vuol dire rispettare la vita e, e non danneggiare gli altri, perché gli altri, la vita degli altri è. È preziosa per gli altri e quindi danneggiare la vita è qualcosa che comincia a creare dei conflitti, crea dei problemi, crea tensioni. Crea... E, e quando noi sappiamo che eh, ci sono già abbastanza conflitti nella vita e quindi è sotto gli occhi di. Di tutti quanti le conseguenze di essere etici e di non esserlo e di non rispettare i bisogni degli altri e di abusarne abusare gli altri per il nostro vantaggio e quindi sembra quasi quando quando una persona è giovane quando i giovani è qualcosa che la vita chiede un impegno e dobbiamo essere attivi, dobbiamo essere attivi per aspirare. Cioè, l'aspirazione sicuramente non è sempre facile, è e è sicuramente delle volte cioè, ci vogliamo dalla nostra intenzione, però aspirare. A cosa che alla nostra alla nostra umanità chiedere noi stessi di essere pro vita e quindi è, 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 è come una ricetta è un'attitudine e anche io trovo che sia è un paradosso già cioè interessante che essere in grado di arrendersi alla vita accettare la vita e quindi e quello richiede a noi stessi di prendersi cura della vita. E quindi, e, e, è, dire sì alla vita è completamente, il più che possiamo eh, attivamente lavorare in quella direzione vuol dire invece permettere la parte più intima di noi stessi, e è, è, va bene. E quindi. Io mi lascio andare, mi arrendo, mi abbandono alla morte. Eh, questa sensazione, va bene, quando noi parliamo veramente di, a livelli molto di base, eh, questo è veramente il, il minimo, che questo, quando la morte arriverà, eh, una persona può effettivamente arrendersi, abbandonarsi. Magari non sarà felice, di sicuro molte persone giovani Vorrebbero vivere un pochettino di più, vorrebbero vivere con più salute, però questo, questo è ciò che permette di dire sì, posso farlo, posso lasciare andare e quindi con le sensazioni che effettivamente sarà, andrà bene andrà bene, non c'è problema. Quindi perché delle volte, questo lo vedo nella mia esperienza, che siccome comincio a lottare, perché noi abbiamo questo sentimento, non è buono fare questo. Quindi, quindi c'è anche, sembra quasi che una profonda parte di noi stessi, una profonda parte di noi stessi, e conosce questo, sa benissimo questo, sa che, che succederà questo, che noi andiamo nella giusta direzione, sappiamo se andiamo nella giusta direzione oppure no. E la ci vorrebbe dire che questo è il nostro bambino di cui ci dobbiamo prendere cura. E, è il nostro lavoro di esplorare e essere curiosi e cercare di vedere cosa succede, cercare effettivamente lo troveremo, delle risposte. Non è qualcosa che dobbiamo andare da soli, abbiamo, noi abbiamo bisogno di confrontarci con gli altri, chiedere consigli agli altri. Magari questo indica, per qualcuno magari indicherà che è utile magari trovare anche un insegnante, una guida spirituale o per qualcuno, ma potrebbe indicare anche può avere un po' di lavoro terapeutico, quindi eh, quali sono i traumi che ci sono nella mia vita, e eh, dare qualche tipo di condizione, può, eh, veramente possono venire fuori queste cose, questo è il lavoro che deve essere fatto, e, è veramente molto importante, sono veramente delle cose molto utili, vanno tutte quante nella direzione di vedere, la nostra vita come la nostra vita va e il lavoro che dobbiamo e che cos'è che dà significato alla nostra vita quindi in questo modo ancora noi possiamo la morte può veramente darci consigli darci consigli ok quindi Cosa vi pensate? Cosa pensate? Quali sono le vostre reazioni? Ho parlato tanto, ho parlato tantissimo, ho parlato tantissimo, veramente ci sono tante cose che, possono, che si possono affrontare. Veramente eh, può essere veramente molto impegnati con questo argomento. mi piacerebbe ricevere qualche domanda se qualcosa che vi ha colpito in particolare. Se ci sono dei commenti, Mario dice che è parlato veramente bene di alcuni punti. E poi, se vuoi parlare, Maria, per favore leggi tu quello che hai scritto. Ok. Quando tu stavi parlando riguardo c'era una domanda dei membri della famiglia che magari sono ansiosi, eccetera, nella, nella, nella mia vita. Ho chiamato i miei eh, quattro figli, ho parlato della mia morte. E il mio eh, figlio era molto, molto ansioso: diceva perché vuoi parlare della morte nel tuo compleanno? Ed è stato veramente di grande beneficio per. Tutti quanti noi eh, 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 condividere con loro e eh, eh. E come loro si sentivano riguardo alla mia morte e come loro vogliono partecipare come loro vogliono offrire il, il miglior aiuto per la mia morte e quindi mio figlio okay, fa, io mi prendo cura riguardo le tue finanze e un altro, io mi prendo cura delle decisioni riguardo alla salute quindi fu veramente fantastico è stata una grande conversazione quindi è qualcosa, qualcosa di buono da fare di, di migliorare e quindi è aprire questa conversazione eh, eh, per le potenzialità della morte che avverrà. Ecco, ho pensato che questo veramente è qualcosa che magari tu sei d'accordo su questo perché hai menzionato questa cosa qua. E grazie tantissimo, Maria, veramente buona, bella, bella esperienza. Anche ci sono molte cose pratiche che bisogna guardare dopo, quindi è importante. Io penso che veramente è stato un conforto per loro, anche per me stessa è stato comodo, perché potevamo condividere questa cosa qua. E quindi, quindi la mamma sarà questa. Abbiamo così condivise le varie responsabilità. Questo rendeva proprio la vita, la morte, anche molto normale: una cosa molto normale. E quindi, molto buono. C'è un'altra persona che veramente gli è piaciuto molto il fatto che tu hai de descritto l'essere etico vuol dire essere pro vita e non danneggiare la vita degli altri. Quindi, questo. Ecco perché mi piace moltissimo questo punto, questi tre punti di Malibu Mara, perché veramente, veramente toccano la vita. Effettivamente, tutti i modelli um, parlano, di, mostrano, mostrano fondamentalmente gli aspetti fondamentali della vita e come prendersi cura della vita. E quindi, di sicuro, voglio condividere qualcosa con te. E, io vengo da Israele, abbiamo un gruppo di buddista, di molte donne che, che si chiama La Saggezza dell'invecchiamento, e ci incontriamo tutte le settimane su Zoom la è, parliamo riguardo alla morte e eh, delle implicazioni questo e, e come ci sentiamo riguardo alla vita e, se, e della vita e il, il dono della vita e, e nell'ombra della morte è veramente molto interessante e eh, eh, mi sento, eh, sento il conforto riguardo a questo Penso, affrontando la mia morte questo, un, questo momento arriverà in un modo più calmo più tranquillo eh, come posso dire con una coscienziosità ed essere molto più resa e toglie la paura di quello che noi dovremmo sperimentare tutte le cose che noi e so che sì esiste però non ci voglio pensare no invece veramente è molto utile dobbiamo guardare affrontare senza, senza paura è veramente quel gruppo è veramente fantastico è già un anno che stiamo portando avanti questo gruppo ed è veramente fantastico qualcosa che magari nella visione buddista naturalmente che noi troviamo un ho letto, ho letto. Comunque, nella visione degli insegnamenti buddisti, guardare questo è adesso un anno che è passato. E come affrontare questa, veramente nella visione della morte, nella visione della propria morte? È veramente molto, molto utile. No, consiglio, consiglio dal profondo del cuore. Penso che sia veramente molto importante condividere con gli altri, parlare con gli altri e, e, e condividere, vedere che cosa succede, che cosa che aiuta. Grazie tantissimo per aver condiviso questo. Vorrei menzionare anche che ho trovato che se nelle 16 punti guida sono veramente vanno in questa direzione voglio dire voglio uh, prendere atto e eh, voglio uh, mh, la preziosità di questo programma è veramente va in questa direzione della prendere consapevolezza della morte grazie tantissimo a quello che stai facendo veramente lo stai usando Okay. Volevo ringraziarti per quello che stai facendo, grazie, grazie, è molto importante. E siamo tutti quanti gli esseri umani, e tutti quanti siamo un unico mondo, tutti insieme siamo tutti connessi. Ok, è vero, è vero. Spero che questo discorso in qualche modo sia stato di aiuto, nella, che sia stato un buon momento per voi, e vi incoraggio a. Uh, di sentirvi vicini quando c'è l'impermanenza, la mortalità, e di eh, cercare, eh, spero che questo vi porti molto lontano nel vostro eh, sviluppo spirituale. Mm. Grazie tantissimo. ha <susurra> alzato la massa, una, una domanda veloce. Semplicemente volevo dare, fare un'osservazione che mi ha toccato veramente molto. La, la sessione semplice, quando parlava degli stadi penso ci Sono molte persone che sperimentano la morte, hanno fatto qualcosa di sbagliato, eh, 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 però io penso che la morte è veramente un momento molto critico, soprattutto non soltanto nel momento del processo della morte, ma anche nella, nella, nella vita. Di base pensare che sarà ok, che va bene tutto quanto, in qualche modo l'universo ci permette di essere qua. E, e quindi questo è veramente un punto di partenza molto importante qualche cosa nel vostro cuore dovete andrà bene dall'inizio fino alla fine andrà bene ok ok di sicuro questa è l'ultima parte di saggezza no, eh, grazie <ride> sarà ok allora Adesso è il momento di chiudere, eh, grazie ancora per questa molto ricca presentazione, eh, grazie per aver condiviso la tua presenza, eh, la tua saggezza e la tua esperienza con noi, e eh, quindi queste conversazioni, e eh, eh, quindi speriamo, che, eh, speriamo di riuscire a essere in grado di affrontare bene la nostra morte e la nostra vita. Ok, grazie tantissimo Alla, alla FDCW e grazie, e gli, grazie agli traduttori e grazie di aver partecipato a, questo, a questa sessione se voi siete in grado di donare un pochettino per aiutare questo lavoro che stiamo facendo la sessione successiva sarà Andy Wistrich, fra un'ora e mezza e, e poi c'è Hillary così e quindi un giorno molto pieno spero di vedervi ancora nelle prossime sessioni ciao grazie tantissimo grazie Bruno grazie, ciao, grazie ciao. Bruno. Ciao, ciao 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 fiorella ciao Ma. Rosario ciao ciao